bastonata. Benvenuti, questo è il podcast di Aspettando Radio Soap e Radio Soap naturalmente è la diretta di Radio Stonata che va in onda il martedì e il giovedì alle ore 19. Ora noi invece, io, Alessandra e Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao Alessandra, buongiorno a tutti. Naturalmente parliamo, commentiamo i commenti e gli ascolti TV. Quindi noi non facciamo analisi, naturalmente, non facciamo giornalismo televisivo di nessun tipo, se vogliamo, si commentano i commenti, l'aria che tira, se vogliamo, degli ascolti TV. Esatto, sì. Mettiamola così. Allora, Giuseppe, dobbiamo... subito. Com'è? Stamattina tira la brutta aria, ecco. Sì, stiamo partendo a bomba. Perché abbiamo letto, abbiamo capito, scoperto, letto in giro, ma già da ieri c'erano delle fortissime polemiche su un programma, Il Paradiso delle Signore. Facciamo un riassunto veloce. Chi ha ascoltato il podcast di ieri ricorderà che appunto Giuseppe ci spiegava che al posto di Oggi è un altro giorno ci sarebbe stato una porzione di te su chiaramente il ricordo di Proietti, e quindi noi sapevamo questo e immaginavamo che Il Paradiso delle Signore sarebbe stato in programmazione nel suo orario normale. Questo è quello che noi sapevamo, giusto? Che era scritto nella guida TV della Rai, peraltro, nel sito. È stato riportato dalla guida TV Rai 1 ben oltre le 12, quindi probabilmente la programmazione sarà stata cambiata veramente all'ultimo momento. Tanto che, allora Giuseppe, io, la mia esperienza personale, perché a un certo punto io ti ho chiamato e ti ho detto cosa sta succedendo, perché su Twitter comincio a leggere, io casualmente apro Twitter e comincio a leggere all'hashtag Il Paradiso delle Signore, ma che succede, sta andando in onda adesso, ed erano le 14, io mi collego verso le 14:10, avevo perso qualche minuto, ma insomma grazie a Twitter avevo scoperto di questo cambio di programmazione, e Giuseppe aveva notato che questo cambio, almeno sulla guida TV della Rai, è avvenuto a ridosso proprio di questa, di questo, ma non sì, so, di questo evento, ecco. Probabilmente un'oretta prima della messa in onda o poco più, quindi assolutamente non è una cosa intelligente da fare, per niente. Sono meccanismi questi che manco Mediaset fa nel suo continuo spostare, cancellare programmi, quindi veramente sono cose che assolutamente non si fanno, e tra l'altro anche una mancanza di rispetto a parte degli spettatori, ma anche proprio per un prodotto che, lo diciamo continuamente, come Il Paradiso delle Signore, che si traina praticamente da solo. E chiaramente questo spostamento improvviso ha portato dei risultati. E che risultati ha portato? Ecco. Ha portato che la puntata di ieri ha totalizzato scarso un 10% di share, con 1.600.000, quando invece alle 15:55 ormai si attesta su una media di 2 milioni di spettatori con un 17-18% di share, quindi una grande differenza. Tanto che questo fa in modo che la rete presti il fianco a certe polemiche, anche diciamo delle analisi totalmente fuori luogo e, lo dobbiamo dire, totalmente sbagliate. Allora noi andiamo dal nostro amico di Mediaset, o comunque filo Mediaset, il mitico BB, che per l'appunto scrive: Il Paradiso delle Signore alle 14 non va, appena il 9,9%, funziona solo alle 16 in una fascia semplice. Allora, alle 16 non è una fascia semplice comunque, perché insomma c'è un battaglione su Canale 5 sull'altra ammiraglia, appunto, che non lo rende affatto semplice, e infatti le soap a quell'ora vanno bene tanto quanto Il Paradiso delle Signore, no? E inoltre alle 14 non è che non va, è che la gente non lo sapeva. Io per prima sono testimone del fatto che non lo sapevo, l'ho trovato così per caso guardando su Twitter. Quindi Giuseppe? Succede che ha totalizzato più o meno gli ascolti del programma Oggi è un altro giorno con Selina Bortone, perché gli ascolti sono quelli. Però in questo caso appunto è sicuramente dovuto al fatto di uno spostamento improvviso,
oltretutto piazzata contro Beautiful, che ieri addirittura ha totalizzato 3 milioni, oltre il 17% di share. Ovviamente dire poi che solitamente il Paradiso delle Signore si scontra con una fascia oraria facile come quella delle 16, sottolineando il fatto che va alle 16 c'è la pubblicità su Canale 5 e poi c'è la striscia del Grande Fratello. È vero che alle 16 c'è la pubblicità, però la pubblicità dura pochi minuti. Poi parte la striscia del Grande Fratello, che comunque va molto bene, fa il 18% di share tutti i giorni. Quindi diciamo che si aspetta la pubblicità, ecco, cioè si aspetta la pubblicità che sono pochi minuti, proprio in attesa della striscia del Grande Fratello. Quindi non dovete pensare alla pubblicità come uno di quegli spazi che fa crollare, perché dopo c'è un programma atteso. Assolutamente. Poi chiamarla fascia facile, semplice, quando lo diciamo ormai da tempo noi qui quotidianamente, ma è da anni che il pomeriggio di Canale 5 è imbattibile, e questa è una cosa che ormai è assodata e nessuno lo toglie, nessuno lo mette in dubbio. Per cui definirla poi una fascia semplice, anche semplicemente perché c'è un blocco pubblicitario e poi parte la striscia del Grande Fratello, poi c'è il segreto, poi c'è il pomeriggio 5, insomma è veramente è superficiale, è un'analisi veramente buttata lì per denigrare un programma che da solo si traina su Rai 1, avendo un programma debole prima, dopo ci sono gli stacchi del TG su Rai 1, quindi sto Paradiso delle Signore fa tutto da solo. È così. Allora, anche diciamo questo... un'altra cosa, Giuseppe, perché a proposito di questa analisi dei traini, eccetera, è vero che c'è la parte, c'è il telegiornale, dice, ma dopo c'è la via, vabbè, ma la gente aspetta La Vita in Diretta. Allora, è vero che La Vita in Diretta sta facendo dei numeri altissimi grazie a Matano piace tantissimo, però un conto è aspettare 2 minuti e mezzo di pubblicità per vedere il Grande Fratello, quello che tu vuoi vedere, e un conto aspettare mezz'ora di insomma, 20 minuti di un altro programma aspettando La Vita in Diretta. Cioè non è uno spazio piccolo che tu vai a confrontare. Se ci fossero 2 pubblicità della stessa durata fra un programma e l'altro, allora uno potrebbe anche fare dei raffronti più simili su cose più simili, ma insomma lì ci stanno 20 minuti di telegiornale prima della Vita in Diretta, è diverso. È quello, per esempio, è già un difetto di una programmazione che è altalenante, comunque non dà un senso di continuità e di stabilità, perché gli stacchi dei TG possono interessare fino ad un certo punto. E quindi, ecco, è un'analisi veramente un po' da sciacalli, mi permetto proprio di anche magari di esagerare, perché voglio dire, era chiaro. È un'analisi sbagliata, proprio... Giuseppe, era semplicemente sbagliata. Allora, attenzione, io non voglio dire che il telegiornale non interessi a nessuno, attenzione, sto dicendo che però il programma forte è quello dopo, cioè è La Vita in Diretta. Come appunto il programma forte che stiamo analizzando è il Grande Fratello, quindi attenzione, io questo intendevo. Poi Giuseppe, a proposito, prima di arrivare al boom e al flop di ieri, soffermiamoci anche sulla Vita in Diretta. La nostra Vero TV, ovvero Vero Nick, ci fa sapere boom clamoroso per Alberto Matano, che fa volare La Vita in Diretta al 18,2% e addirittura spazza via. Ma lei effettivamente usa questo termine, devo dire, non impropriamente, perché spazza via pomeriggio 5, che è fermo al 14,9%. Adesso comincia a esserci un po' di differenza, o no? Direi di sì, parliamo di una media del 18% contro un 14%, siamo a un doppio, e qui è un doppiare, parlando di share. Poi vabbè, c'è il numero di spettatori, ma sappiamo che quelli non sempre vengono tenuti diciamo molto in considerazione, si guarda allo share, al cosiddetto diciamo gradimento generale che può avere un programma piuttosto che un altro. Ed è comunque riferita alla durata, ricordiamo sempre che un programma che alla fine dura 5 ore tendenzialmente ha più possibilità di avere uno share più alto di un programma che ne dura 3, diciamolo. In teoria è così. È proprio così. Poi ci sono
molti casi che riguardano soprattutto Canale 5, perché la tendenza è Canale 5 quello di fare dei programmi che durano 4 ore, e poi non è così, cioè i numeri poi mettendoli insieme sono molto bassi per questo tipo di considerazione. Comunque diciamo che Matano veramente vola, obiettivamente non, sono i numeri che parlano, Matano piace moltissimo da solo. Eh sì. Lo vogliono così. Sì, praticamente sì. Sì. Non so, probabilmente forse neanche su Rai 1 forse si aspettavano un risultato del genere, ma andava avanti da solo, un programma comunque impegnativo. No, scusami, intendo da solo alla conduzione, lo vogliono da solo, lui alla conduzione, sì. Non in coppia. Sì, 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 almeno, forse non in quella coppia. Non in quella coppia. È vero. Invece Giuseppe, allora arriviamo al clou, che sarebbe il clou, ma noi insomma abbiamo voluto denunciare una situazione che veramente è stata al limite dell'increscioso ieri col Paradiso delle Signore. Ma io apro Twitter stamattina, dico beh ci siamo, stanno uscendo gli ascolti, e leggo Alessio 88 mi piace, è stato uno dei primi tweet a commentare questa cosa, All Together Now 3, perché la terza edizione parte al 14.8, e quindi lui dice l'analisi sua è questa: se sbagliare è umano, prima edizione, e perseverare è diabolico, seconda edizione, come possiamo definire questa terza ed inutile edizione di un programma brutto e noioso? Ecco, ha detto tutto proprio, condensato tutto Alessio. Poi mi lamento io che ogni tanto esagero nel dire le cose. A noi riportiamo, noi riportiamo così come sono, perché ricordiamo che Ulisse ha fatto qualcosa in più, nel senso che come share, e dobbiamo anche naturalmente pensare alla durata del programma, All Together Now fa 14.8, ma fa 2.000.000 e 8. E Ulisse, sì, che peraltro era in replica, e non una replica di 4 anni fa, ma era una replica di quelle di poco tempo fa, tipo del lockdown, se non sbaglio, fa il 14.7 con 3.000.000 e 2. Eh sì. Quindi. Certo, diranno che si è sfruttato ancora una volta il fatto che ci fosse una partecipazione di Gigi Proietti nella puntata. Tra l'altro io questa puntata a suo tempo l'ho vista, risale al 2019, se non sbaglio. Al 2019, appunto. Insomma, voglio dire, non è una replica antica che dice oddio non me la ricordavo proprio, fammela rivedere. Anche se fosse stata antica, era una puntata talmente bella. Poi un personaggio come Cleopatra, che è praticamente immortale, letteralmente... Poi c'è la Gigi Proietti, è chiaro che ovviamente ha il suo fascino sempre, anche in replica. Bisogna anche dire che solitamente le repliche di Ulisse vanno comunque molto bene, lo abbiamo già visto in altre occasioni. Qui possiamo dire che forse c'era Gigi Proietti, ovviamente Gigi Proietti è una piccola parte, non è che tu Gigi Proietti lo vedi e lo ascolti in tutta la puntata, c'è una parte dove noi vediamo e sentiamo la voce di Gigi Proietti che dà un suo contributo da attore, da artista, ed è una parte sicuramente molto molto suggestiva, però non è tutto il programma, quindi c'è veramente una parte, l'ho già detto, se no lo ripeto. Scusa Giuseppe, a proposito, qui ha avuto anche vita facile, oltre ad essere un bellissimo programma, perché All Together Now non è proprio digerito benissimo dal pubblico, e io leggo anche di un commentatore qualunque, Carlo, che scrive che poi All Together Now l'anno scorso ha fatto il 16%, anche perché è durato una ventina di minuti in più, quindi ergo è calato meno di quello che si vede, per questo noi diciamo sempre attenzione, perché la durata del programma fa tanto, e quindi alla fine dice è la durata, quindi il calo diciamo è anche meno significativo rispetto all'altro anno, ma comunque non, forse non è il risultato che loro speravano. Sì, penso anch'io, considerando che anche Canale 5 aveva tutto sommato a disposizione una serata semplice, come ha anche sottolineato il tweet di Giuseppe Candela, quindi non aveva una grande concorrenza, onestamente, quindi partiva, ma credo che anche a Canale 5 si siano fatti questi conti, perché sappiamo che Canale 5 quando organizza i propri palinsesti li organizza in base a quello che farà uno, per cui in qualche modo era a conoscenza che ci fosse stata una replica
di Ulisse, o magari ci sarebbe stato anche un film, probabilmente, forse se non ci fosse stata la scomparsa di Gigi Proietti, ci sarebbe stata un'altra programmazione più debole rispetto al solito, e quindi dicevo ok, qua ci posso piazzare il programma nuovo, per così dire. Gli altri canali non hanno una grande, diciamo, una grande potenza, ce la piazzo. Allora lì tu ti fai delle aspettative maggiori, e alla fine che succede? Che Ulisse 14.7, Oltre Catanar 14.8. Allora lì facciamoci due domande, vorrei dire. Quindi quando si analizzano le cose, ecco, analizziamole con la massima obiettività possibile. Senti Giuseppe, facciamo un po' di gossip, perché poi questa trasmissione appunto è l'analisi dell'analisi, poi ci si diverte, si gioca, no? A proposito, tu ti ricordi che proprio ieri dicevamo, beh, oggi Candela non si sta esprimendo in così un dialogo con l'amico BB, che è cosa che nelle ultime settimane è successo spesso, e ora leggo questo tweet. Dopo aver scoperto con certezza chi si nascondeva dietro alcuni account, ho fatto pulizia, mi sono divertito a prenderli in giro e a stanarli, l'ondata di insulti e attacchi quotidiani, no grazie. Che avessimo capito e scoperto qualcosa, cioè Giuseppe Candela ha scoperto forse qualche identità di quelle che noi commentiamo spesso la mattina, perché insomma ci sembra che esprimano dei pensieri forse, ecco, non proprio esatti, e quindi lui lo sa e noi no, praticamente è zucca, è questo? Probabilmente sì, ora bisognerebbe capire lui questi account. Al di là degli insulti, voglio dire che insomma vanno presi in altro modo, però se sono account fake, a che cosa si riferisce? Cioè se sono account fake generali che quindi commentano situazioni di politica, perché poi Candela ieri commentava anche quello che stava succedendo con il DPCM. È un giornalista, Giuseppe Candela è un giornalista, quindi diciamo che è titolato per farlo. Anche per Fatto Quotidiano, quindi è titolatissimo per farlo. E probabilmente forse potrebbero essere dovuti questi account fake anche a quello. Non so se si riferisce a un discorso poi puramente televisivo. E non si parlano più, Giuseppe, lo vogliamo dire, non si parlano più, quindi non si vedono, quindi uno ha bloccato l'altro. Così, a occhio. Però vabbè, sono nostre supposizioni, naturalmente, quello è un parametro che a noi serve molto per discutere di come vedono le cose e come le riportano certi schieramenti. Poi le tifoserie non le amiamo, ma se sono tifoserie vere, cioè ruspanti, cioè lo spettatore che guarda, gli piace quello, gli piace Gerry Scotti, gli piace. Se sono invece persone che sono addentro alle aziende e danno informazioni fuorvianti o in maniera fuorviante, non ci piace. Quindi tu dici che tra questi account fake c'è anche Sì, perché non si stanno parlando più, non comunicano fra loro, dunque ho immaginato che Candela l'avesse bloccato. Ma questo è un gossip, io lo sto facendo adesso in questo podcast, poi menzionerò anche Candela, se vorrà risponderci sarà una cosa carina. Certo, assolutamente sì, e non me ne sono accorto, cioè non ci ho fatto caso perché non mi sono messo a scorrere, diciamo, tutto il muro del pianto di Twitter. Io sì, perché faccio redazione, solo per questo. Poi tu commenti giustamente dal tuo punto di vista, che è molto più preciso del mio, ma io più che altro faccio redazione. Ad esempio ho trovato Vigilanza TV che scrive: flop, che succede? Il programma di Geppi Cucciari. Non vorrei che insomma avessimo portato poca fortuna, diciamo, perché avevamo fatto un'ottima, tu avevi fatto un'ottima recensione. Audience esangue per l'assedio di Daria Bignardi, altro ottimo programma. Le ladies di Beppe Caschetto non decollano. È un flop? Lo possiamo definire così? Non so. Il programma della Bignardi, dici? No, più che altro quello di Geppi Cucciari, che sembrava andasse bene, era partito bene. Brava, a me sembravano buoni ascolti. Ieri ha fatto il 3,6%, effettivamente inferiore alle puntate precedenti. Boh, evidentemente il programma forse ha avuto un inizio, diciamo, buono, e quindi adesso sta un attimo forse deve decantare, nonostante
anche Un posto al sole è andato bene, insomma, in linea ormai con gli ascolti soliti. Però posso dire una cosa, scusami, a che ora c'era questo programma di Geppi Cucciari? Il programma di Geppi Cucciari sta intorno alle 8:15. Ecco, 8:18, 8:43, giusto? È l'orario, sì, più o meno. Allora, dobbiamo dire una cosa, che ieri si attendeva il discorso di Conte, che era previsto alle 8:20 e stranamente alle 8:20 c'era. Così ci ha sorpreso con la sua puntualità il discorso sulle zone, sul nuovo DPCM, eccetera. Molto atteso questo discorso. Forse questo potrebbe aver distratto, sto ipotizzando io, gli spettatori. Ipotizza sempre dando delle spiegazioni che possono poi avere un senso, però ovvio che sono supposizioni. Stavo cercando di recuperare gli ascolti del giorno prima del programma di Geppi Cucciari. Perché se il giorno prima, improvvisamente, cioè tu vedi che da un giorno a un altro c'è un numero totalmente diverso, puoi ipotizzare che ci sia un evento esterno che ha distratto gli spettatori. E io quello lo posso immaginare, perché Conte aveva appunto, era previsto per le 8:20 e stranamente per la prima volta alle 8:20 c'era all'interno dei telegiornali. Io ho visto che su Canale 5 è stato tagliato il discorso di Conte, peraltro per inspiegabili motivi, poi è stato commentato ma è stato tagliato, quindi passando sulla 7 invece abbiamo potuto ascoltarlo per intero sul TG La 7. Io certe cose non le comprendo, però le riporto, ecco, non so perché. Certo, vabbè, necessità probabilmente di palinsesto da rispettare, l'hanno interrotto. Allora, la puntata di Geppi Cucciari del giorno prima ha fatto sensibilmente di più, 1.225.000 spettatori con il 4,49%, quasi 2 punti in più rispetto a ieri. Allora, su Daria Bignardi io non saprei cosa dire, non so cosa immaginare, però su Geppi Cucciari immagino che questo, no, cioè, abbiamo un indizio almeno. Certo, sicuramente è stato quello avrà influito non poco. Tra l'altro volevo anche segnalare un risultato che a me personalmente ha sorpreso per quanto riguarda Rete 4 e La 7, perché anche questo lo diciamo spesso, no? All'occorrenza Rete 4 si scontra con Rai 3 oppure sulla 7, diciamo un po' anche come conviene a qualcuno. E ieri sera c'è da notare che sulla 7 c'era lo speciale Atlantide, America Oggi, c'era sempre dedicato alla questione Trump, e poi su Rete 4 c'era lo speciale Stasera Italia, che ha fatto lo share del 4% Rete 4, mentre Atlantide ha fatto il 3,6%. Ah, certo, oggi decidiamo noi d'ufficio di paragonare Rete 4 con la 7, però lo decidiamo noi oggi. Sono due programmi completamente differenti, certo. Però io direi che per la 7 è stato un risultato importante, 3,6 contro il 4%, siamo lì. Bene, anche questo abbiamo, però non troviamo, io guardavo, ma la mia opera di redazione, non ho trovato dei commenti su questa su questo raffronto, diciamo, quindi è un dato che diamo. Non conveniva in questo caso commentare questo risultato, probabilmente. È vero, però noi glielo diamo lo stesso, così, perché ce lo ritroviamo così, già fatto. Perché il programma Atlantide non è che sia un programma, è un programma secondo me interessantissimo sempre, però non è un programma, ecco, popolarissimo come invece può essere un programma come Stasera Italia, che comunque va tutte le sere. È un programma di attualità, di approfondimento, c'è il dibattito politico che comunque fidelizza, attenzione, diciamo anche che la fidelizzazione è importante, quindi nel momento in cui tu vai in onda tutte le sere è diverso, no? Certo. Per questo, allora, per questo mi colpiva anche questo risultato, quindi assolutamente degno di nota per la 7.
Vabbè, poi ricordiamo anche chi l'ha visto, al suo 8,35% va sempre bene per il programma che è, per la sua collocazione, e soprattutto su Twitter è commentatissimo la Sciarelli e la regina insieme alla De Filippi, devo dire, ma anche insieme alla D'Urso, dei commenti TV, e anche questo fa piacere. E Giuseppe, credo che veramente abbiamo detto tutto, perché i commenti erano concentrati, ecco, su questi argomenti. Abbiamo detto anche di più, va. Sì, ci premeva molto sottolineare poi il risultato del paradiso delle signore, questo veramente passo falso di Rai 1 che speriamo non si ripeta più e basta, perché sono veramente errori che possono poi costare caro a un prodotto che è veramente di punta di Rai 1 in questo momento, soprattutto del pomeriggio, quindi il cazziatone alla Rai adesso veramente spero che arrivi dritto dove deve arrivare. E noi ricordiamo anche che oggi siamo in diretta, ci potete ascoltare in diretta su Radio Stonata alle 19 con Radio Soap, ci saranno rubriche, ci sono tutte le anticipazioni italiane e americane, quelle su Beautiful grazie alla redazione di Twittami Beautiful, tanta musica, colonne sonore, notizie ad hoc, e vi ricordo anche che per parlare con noi, per scriverci anche le vostre opinioni, se non siete d'accordo, ma perché no, ditecelo, la mail è la stessa, quella di Radio Soap e quella di Aspettando Radio Soap, è sempre diretta @radiostonata.com. Abbiamo detto tutto, Giuseppe, allora stasera, grazie a tutti. Radio Stonata. Share your passion.